Guardi, io ho sempre imparato che le parole del Papa si ascoltano, si analizzano, si rispettano, si condividono oppure no, però credo che così fare delle considerazioni o fare delle interpretazioni sulle parole del Papa credo che non sia Non se la corretto. sente? No, assolutamente, anzi, io non ho apprezzato, ad esempio, ma lo dico in maniera assolutamente trasparente, quando quest'estate il Papa ha dichiarato che respingere gli immigrati, anzi respingere i migranti è un atto di guerra, è un atto di violenza. Io non lo condivido, perché ci sono diverse forme di integrazione, ci sono diverse forme di accoglienza. Chi va in un paese, come è successo anche per molti cittadini italiani che sono andati all'estero a lavorare, a portare ricchezza, a rappresentare realmente una risorsa per quel paese, io credo che quella sia una buona immigrazione. Tant'è che secondo me oggi la vera distinzione è tra i paesi che possono scegliersi l'immigrazione utile e necessaria per la crescita del proprio Ne dice la paese, come Germania, ad per esempio ha fatto la esempio. Germania con i siriani, e chi come noi invece gli effetti dell'immigrazione la stanno Adesso un po' le cose subendo. cambiano, Io però se da devo proprio ieri io. esprimere un paese. Un parere, sto più ad esempio con il cardinale Bagnasco. Il cardinale Bagnasco, sempre quest'estate, durante un suo intervento, ha richiamato chi? Ha richiamato l'ONU. Io mi sarei aspettato che anche il Papa, proprio in questo suo viaggio americano, Con i richiamasse piedi nel la piatto. comunità internazionale, che è un luogo di potere politico, Lo ma è farà anche un perché luogo di andrà potere all'ONU, dopo finanziario, domani, alle Nazioni Unite. richiamasse l'ONU, la comunità internazionale, sul tema Le dell'immigrazione, che è faccio un vedere tema che cos'è, globale, a fare Molteni, la le propria faccio parte, vedere che cosa che cos'è non la stanno realtà facendo. dei migranti.